basta qui. Basta dalla finestra, tutta velata, e che le lacrime da bagnola lastra. In una città che è spesso messa alla mercé di emigratori, di coloro che la ritengono priva di una tradizione artistica e culturale, priva di baresità nel senso storico, il piccolo teatro propone gli archi alto, Nietta Tempesta, Mario Mancini, Nicola Ratano, Roberto Romeo, Roberta Perri, Beppe Perri, Francesca Castriota, danno vita alle scene di quotidiana vita di borgata sotto l'arco alto. Vernacolo, certo, ma sicuramente non ancora snaturato, legato alle sue radici culturali, non messo alla berlina con lo scopo di fare del teatro comico vernacolare ad ogni costo. Sei tanto gli storpi grandi, e io raccomandai alla compagnia di tenere presente che questo non era il pubblico di Bari e quindi poteva anche non capire questo dialetto. Ma invece, cioè, raccomandai anche di aiutarsi più la gestualità e nella convinzione che il dialetto non passasse, di italianizzare magari il linguaggio. Ma capimmo subito che sin dalle prime battute il dialetto passava. Dalla mimica, dalle espressioni di questo attore che parla in questo modo, e ha vinto. È venuta gente di Roma, di Milano qui a vedere e sono rimasti entusiasti dello spettacolo. La verità è che hanno capito poco, come noi se sentiamo o vediamo uno spettacolo siciliano o napoletano stretto, forse si capisce una terza parte, però siamo avvinti dello spettacolo. Lo spettacolo. Del resto, si presenta in una veste incline alla recitazione più drammatica, infarcita del senso di religiosità popolare e legata da rivisitazioni evangeliche, dalla Passione al Natale. Spunti per narrare sotto le fioche luci dell'arco le piccole storie di bulli, di poveri marinai traditi dal rigido inverno, di donne, massaie, pettegole, ruffiane. Rimangono nelle orecchie le grida da balcone a balcone. Il sociale è fatto di contatti sicuramente più fitti rispetto alla nostra quotidianità.